28 ottobre 1940, 18° anniversario della marcia su Roma, ore 5:30. I soldati italiani di stanza in Albania si preparano a varcare il confine con la Grecia. Sta per iniziare un'invasione, ma perché? Che cosa è successo? Poche ore prima, alle 2:30, l'ambasciatore italiano ad Atene, Emanuele Grazzi, ha svegliato nel cuore della notte il dittatore greco Ioannis Metaxas, che non può immaginare il motivo di quella visita. «Devo consegnarvi una nota urgente», gli dice Grazzi. Metaxas inizia a leggere, poi il tremolio delle mani tradisce la sua emozione. Quella che ha davanti non è una semplice nota diplomatica, è un ultimatum senza uscita. Il governo fascista chiede di poter occupare militarmente alcuni punti strategici in territorio greco. Questo, si legge nella nota, a garanzia della neutralità della Grecia e della sicurezza dell'Italia. Ad Atene si chiede di predisporre tutto affinché l'occupazione possa avvenire in modo pacifico. Qualsiasi tentativo di resistenza sarà piegato con le armi. Quando Metaxas termina di leggere sono le 3, ma l'ultimatum scade alle 6. A questo punto il dittatore greco guarda negli occhi Emanuele Grazzi, con cui i rapporti sono ottimi, ed esclama in francese: «Allora è la guerra». «Non necessariamente, eccellenza», gli risponde Grazzi, e lo invita ad esaudire le richieste del governo italiano. Metaxas però gli fa osservare che l'ultimatum scade tra poche ore e anche volendo non ci sarebbe il tempo per esaudire quelle richieste, per svegliare il re, per convocare i capi militari, ma soprattutto per far giungere gli ordini ai reparti più lontani, quelli schierati alle frontiere. «E poi», domanda Metaxas, «quali sarebbero questi punti strategici che intendete occupare?» Grazzi allarga le braccia, non lo sa, semplicemente perché questi punti strategici non esistono, sono solo un pretesto per saltare addosso alla Grecia. Metaxas guarda negli occhi il suo interlocutore ed esclama: «Allora vedete che è la guerra?» I greci hanno in sostanza detto «ochi», che nella loro lingua significa «no». Se gli italiani vorranno entrare in territorio greco, dovranno farlo combattendo. Ma perché Mussolini decide alla fine di ottobre di aprire un altro fronte? Perché decide di invadere un paese che è già neutrale e per di più potenzialmente amico? Sì, perché dal 1936 in Grecia è al potere il generale Ioannis Metaxas, che ha instaurato un governo di stampo fascista. Saluti romani anche ad Atene. Sebbene la corona sia filo inglese, il governo greco fino a quel momento ha mantenuto la più stretta neutralità. Nell'ottobre del 1940 l'Italia è in guerra da 4 mesi. Il bilancio però è magro. In Nord Africa il generale Graziani non avanza verso Alessandria d'Egitto e Mussolini strepita. In Africa orientale ad agosto è stata occupata la Somalia britannica, evacuata dagli stessi inglesi. Ma le colonie del Corno d'Africa sono irrimediabilmente isolate dalla madrepatria. Con il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra in mano agli inglesi, è come se al Mediterraneo fossero posti 2 lucchetti. Nessuna nave italiana può lasciarlo. Il 7 ottobre, però, accade qualcosa di molto importante. La Wehrmacht, l'esercito tedesco, ufficialmente su richiesta del governo romeno, varca i confini del Regno di Romania. Hitler si assicura così, senza colpo ferire, il possesso dei pozzi petroliferi di Ploiesti. Ma la mossa viene compiuta tenendo ancora una volta all'oscuro, come già accaduto in passato, Mussolini. La misura è colma, il duce si sfoga. Hitler mi mette sempre di fronte al fatto compiuto. Questa volta lo ripago della stessa moneta, saprà dai giornali che ho occupato la Grecia. Così l'equilibrio verrà ristabilito. Galeazzo Ciano, genero di Mussolini, ministro degli esteri, annota tutto sul suo diario. Un documento storico molto prezioso, ma da prendere con le molle, perché spesso utilizzato da Ciano per scaricare sul suocero responsabilità che sono ampiamente anche sue. Proprio lui, che dell'Albania occupata nell'aprile del 1939 per controbilanciare l'occupazione tedesca dei Sudeti ha fatto un suo feudo, ecco, proprio lui auspica più di tutti un'invasione della Grecia. È lui il dominus della politica estera di penetrazione fascista nei Balcani. Sebbene il colpo di testa mussoliniano sia evidente, l'idea però di invadere la Grecia non è nuova. Tra Italia fascista e Grecia, inizialmente i rapporti non sono semplici. Nel 1923, con la crisi di Corfù, si è andati vicini al conflitto, poi le relazioni si sono normalizzate. Dell'eventualità di un'invasione si è già discusso in altre occasioni e sono anche stati messi a punto dei progetti, ma alla fine del piano denominato Emergenza G non se n'è fatto nulla. Durante l'estate appena trascorsa, però, ci sono stati momenti di forte tensione. Il 15 agosto precedente, nel porto greco dell'isola di Tino, sede di un importante santuario per i cristiani ortodossi, mentre i fedeli stanno festeggiando l'assunzione di Maria, un sommergibile italiano cola a tradimento a picco un vecchio incrociatore greco, Lelli, causando un morto, 29 feriti e scatenando il panico tra i fedeli. Si scoprirà anni dopo, o perlomeno se ne avrà la certezza, che dietro questo atto strategicamente inutile e particolarmente odioso c'è l'intemperanza
del baffuto e pittoresco ex quadrumviro della Marcia su Roma, Cesare Maria De Vecchi, che in quel momento è il governatore del Dodecaneso. Attenzione, perché la profanazione della festa dell'Assunta i greci non la dimenticheranno, anzi sarà un motivo in più di aggressività dei soldati greci contro gli italiani. Ad agosto c'è stata anche una violenta campagna di stampa antigreca, ma alla fine i fucili hanno taciuto. Contatti con i tedeschi e circostanze varie hanno suggerito a Mussolini di frenare. Insomma, dopo un continuo susseguirsi di tentennamenti e ripensamenti, alla fine della guerra alla Grecia non se n'è fatto niente. In ottobre, però, la mossa di Hitler porta Mussolini a riconsiderare tutto. E così, mentre l'11 ottobre il capo di Stato Maggiore Generale Pietro Badoglio comunica agli altri capi di Stato Maggiore che della guerra alla Grecia non se ne fa nulla, Mussolini convoca per il 15 ottobre una riunione a Palazzo Venezia con i vertici militari proprio per discutere della questione. Paradossale poi che si discuta di un attacco quando il 2 ottobre precedente è stata decisa una smobilitazione in vista della stagione invernale. In quel momento circa 600.000 soldati stanno tornando a casa, quindi prima si smobilita, poi sulla base di un colpo di testa si decide di attaccare. Alla riunione, oltre a Mussolini e Galeazzo Ciano, sono presenti il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, capo di Stato Maggiore Generale, il generale Ubaldo Soddu, sottosegretario alla guerra, il generale Mario Roatta, sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Sebastiano Visconti Prasca, comandante delle truppe italiane in Albania. E poi c'è Francesco Iacomoni di Sansavino, luogotenente del re in Albania e uomo fedele a Ciano. Sono nomi importanti perché tutti hanno delle responsabilità in quello che sta per accadere. Non sono presenti però i vertici di Marina e Aeronautica. Nelle antiquate mentalità militari dei presenti, la guerra si svolgerà soltanto sulle montagne, come nel 15-18. Durante la riunione prevale l'ottimismo. Visconti Prasca parla di operazione perfetta, per quanto umanamente possibile, si affretta a specificare. Dice che abbiamo una superiorità numerica di 2-1 e afferma anche che i greci non è gente che sia contenta di battersi. Iacomoni afferma invece che i greci siano gente noncurante e che il loro stato d'animo sia profondamente depresso. Ciano parla addirittura di scissione netta tra la popolazione e la classe dirigente. Eppure, il 3 ottobre precedente, il conte Ciano ha ricevuto precise informazioni da Atene. Grazi lo ha messo in guardia. La Grecia in quel momento può contare su circa 250.000 uomini già sotto le armi, prevalentemente schierati alle frontiere. Il governo greco si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di invasione. E il dittatore Metaxas, in quel momento, gode di un largo consenso. Queste quindi le informazioni ricevute dal nostro Ministero degli Esteri, a quanto pare informazioni non tenute in considerazione. Circolano poi delle voci riguardanti presunte corruttele di alti notabili greci che dovrebbero favorire le operazioni italiane. Anche qui ci sarebbe la presunta regia di Galeazzo Ciano. La realtà però è ben diversa. Alla frontiera con la Grecia gli italiani schierano appena 87.000 uomini, sono troppo pochi per un'invasione. Le divisioni italiane sono tali solo di nome, innanzitutto perché binarie, cioè composte da due reggimenti di fanteria contro le ternarie greche degli altri eserciti, e poi perché spesso sono a ranghi incompleti. La divisione corazzata Centauro, a dispetto del nome pomposo, schiera appena 4.000 uomini, 24 pezzi di artiglieria, 24 cannoncini anticarro e un centinaio di carri L3. Le scatole di sardine. In questa foto ne vediamo uno abbandonato in Grecia durante la ritirata italiana con un soldato greco sopra che vi dà l'idea delle proporzioni del mezzo. La divisione Centauro in un altro esercito per potenza di fuoco non sarebbe considerata nemmeno una brigata. Mancano scorte, munizioni sufficienti e abiti per l'inverno. La logistica è spaventosamente carente, mancano i mezzi corazzati di trasporto e l'armamento è un campionario della Prima Guerra Mondiale. Non che i greci stiano messi meglio, anzi per certi versi sono equipaggiati peggio degli italiani, però hanno qualcosa dalla loro parte, qualcosa che farà la differenza. È lo spirito di chi combatte per un motivo, di chi imbraccia le armi per una ragione, difendere la propria terra. Mentre i soldati italiani molto presto inizieranno a domandarsi cosa ci facciano lì. Mussolini vuole la sua blitzkrieg, la guerra lampo, contro la Grecia. E i generali lo assecondano. Nessuno osa dirgli che non è possibile fare una blitzkrieg a dorso di mulo e in quella stagione. Opportunismo e carrierismo impongono di tacere. D'altronde non saranno loro a patire sulle montagne. D'altronde sarà solo una passeggiata.